nasce da un'idea che ha già molti molti anni, nel senso che già prima del mio incidente volevo fare il Cammino Santiago, però poi ovviamente per motivi di tipo tecnico non si è potuto più fare nulla. E niente, adesso i tempi ormai sono maturati, la voglia è tanta, gli amici ci sono, ho trovato un gruppo fantastico e voglio fare questa cosa, voglio farla perché comunque ho sempre cercato di andare oltre i limiti, o più che altro ho cercato di capire fino a dove potevo arrivare. E ho visto che tante volte se non provi, se non rischi, se non ti metti in gioco, non sai mai dove arriva la tua forza, la tua volontà e la tua possibilità di fare. Quindi lo facciamo, vediamo come va e se va bene faremo ancora qualcosa di più grande. Il Cammino di Santiago è sempre stato uno dei miei progetti nella mia vita e il fatto che me l'hai proposto è stato un input in più e quindi perché no? Perché l'idea di fare questa impresa? Beh, me l'ha proposto Simone dicendomi che Paolo aveva idea di fare il Cammino di Santiago di Compostela e c'era la possibilità di fare questa bella esperienza insieme e ho accettato praticamente subito. Come me l'ha detto, non ho avuto timore, insomma, ho detto subito sì. Non è un semplice viaggio, una semplice vacanza, andiamo al mare o andiamo a visitare una qualsiasi città. C'è un qualcosa di più che non è oggettivabile, è qualcosa che riguarda ogni persona, riguarda ogni persona la vive in maniera diversa e quel di più è qualcosa di personale che alla fine penso non si possa neanche descrivere. La scelta di fare questa esperienza, uno perché il Cammino di Santiago, insomma, si sente sempre parlare, ci si pensa e ognuno secondo me ha fatto un po' un pensiero di provare a farlo. Dopo recentemente l'ha fatto appunto una mia collega, la cosa mi ha incuriosito non poco e poi insomma, una proposta di fare un Cammino di Santiago in maniera un po' anche alternativa, definiamola così, perché non far la cosa? Il quesito era questo, un attimo così per pensare quando è stata fatta la proposta, però sì, insomma, la risposta affermativa già c'era in qualche maniera. E dopo così pensandoci anche, siamo cinque uomini, una carrozzina, una meta, un obiettivo da raggiungere, perché no? Come dicevo prima, una cosa anche diversa dal solito, ci sta anche bene, soprattutto per mettersi anche un po' alla prova, alla sfida, insomma, che insomma, fa bene nella vita, credo. Beh, ho deciso di fare questa esperienza, questa avventura, prima di tutto perché me l'hai chiesto te, quindi sono contento. Seconda cosa perché mi interessa fare un cammino del genere. A me piace camminare e sono anche un credente, quindi ho piacere affrontare questa nuova avventura. Sicuramente sarà una situazione un po' particolare, nel senso che non è come andare a camminare a fare una passeggiata in montagna. Quindi troveremo probabilmente anche delle difficoltà da affrontare, delle situazioni un po' particolari. Però sono convinto che il gruppo funzionerà bene, lo stare insieme, il conoscerci e lavorare insieme sicuramente appianerà qualsiasi difficoltà. La vedo positivamente. Cosa mi aspetto da questa esperienza? Beh, di conoscere tanta gente. Di conoscere di più Paolo per consolidare di più la nostra amicizia, ma anche con gli altri ragazzi, perché. Allora, mai farci aspettative su queste cose qua. Come dicevo prima, si ha un obiettivo da raggiungere e va un po' bene tutto quello che arriva, che sia positivo in maniera maggiore o anche in maniera minore, perché comunque l'ottica quando si fanno queste cose qua è sempre di vedere il mezzo bicchiere pieno, secondo me, perché comunque gli inconvenienti fanno parte delle cose, quindi insomma, ci stanno. Riuscire a gestire anche questi, secondo me, può aiutare a rendere il tutto anche un po' più pepato e più divertente, insomma, dopo
Paolo ha fatto una programmazione non da poco, quindi però ovviamente la programmazione, gli inconvenienti, per quanto si cerca di prevederli e di fare anche una gestione di questi, non è che sia sempre possibile, no? Perché il fatto insomma, è che fa la sua parte. Cosa mi aspetto? Come dicevo, non mi aspetto chissà che cose particolari, mi aspetto intanto che si riesca a fare quello che si deve fare. E dopo, comunque, essendo 5 persone che non hanno mai condiviso un periodo di 15 giorni insieme, tra tutti noi così, sicuramente nascerà, spero, un'amicizia, nasceranno alcune cose e comunque si porterà qualcosa di più a casa da questa cosa. Però sì, non ho fatto progetti sospettativi particolari, insomma io lascerei tranquillamente che le cose accadano come devono accadere. Mi aspetto di trovare molto da questa esperienza. A livello turistico sicuramente troveremo posti fantastici, perché tre quarti degli edifici che ci sono stati costruiti tra il 1100 e il 1400, quindi il paesaggio sarà fantastico. La gente sarà altrettanto fantastica, perché sono persone che hanno comunque fatto una scelta simile alla nostra, ma non sarà mai una scelta uguale. Beh, come prima cosa credo di trovare me stesso. Non che non mi sia trovato qui, ma credo fermamente che insomma, ma credo che un Paolo nuovo da questa esperienza possa venirne fuori. E di questo sono molto curioso e non vedo appunto di partire per poi ritornare a casa e ritrovarmi. Poi credo di trovare 4 amici nuovi. Durante il cammino spero di trovare svariate persone, non ho mai pensato a questo perché mi concentravo sul fatto di viverlo nei miei pensieri e quindi penso sarà una sorpresa chi troverò durante il percorso, ma mi auguro di trovare altre persone che mi possono regalare qualcosa, insomma, camminando assieme e parlando. Proprio in questi giorni pensavo al fatto che tutte le persone che conosco che hanno fatto il Cammino di Santiago hanno tutti un qualcosa in comune, hanno un filo conduttore che li lega tra di loro e che è difficile sempre da definire. Mi aspetto di scoprire proprio quale sia questo filo conduttore in questo viaggio. Però effettivamente non saprei chi è la gente del cammino, mi aspetto da un cammino sicuramente variopinto, soggetti molto variopinti, nel senso che chi sceglie di fare questa esperienza è sicuramente gente mossa da diverse motivazioni, e queste diverse motivazioni sicuramente danno caratteristiche diverse dei vari soggetti. Mi aspetto di incontrare tante persone e tanto diverse tra loro, accomunate sicuramente dalla voglia di fare questa esperienza nella loro maniera. E sicuramente le persone che si spingono a fare un cammino come quello del Cammino di Santiago di Compostela è perché cercano un qualcosa. Riuscire a capire, a cogliere un attimino un po' questa ricerca dei singoli soggetti sarebbe sicuramente interessante, direi. Io ho un problema con la lingua inglese, quindi non è che parlerò sicuramente molto, però sicuramente mi farò capire a gesti. Troveremo persone, immagino, che affronteranno questo cammino con un spirito di pellegrinaggio vero e proprio, altri lo faranno come sfida, altri lo faranno magari per ritrovare un po' la pace interiore. Io mi aspetto di trovare tantissime tipologie, ho già guardato anche tante foto, tanti video che si vedono anche su Facebook, YouTube, così, e sono tutte persone comunque belle che sorridono, e questo mi piace. Troveremo sicuramente persone con problemi, troveremo persone che non hanno ancora trovato se stesse, troveremo posti stupendi, troveremo, si spera, bel tempo, altrimenti ci prendiamo anche l'acqua se piove, troveremo tanti posti ricchi di storia, mistero, emozioni, pianti,
risate, un po' di tutto, e troveremo amici nuovi sicuramente, ma la cosa più importante è che troveremo noi stessi. Thank you.